Buongiorno, ciao ragazze, sono arrivata giusta al pelo proprio. Allora, mancano 5 giorni a quel fatidico giorno dove tutti impazziscono, però devo anche riconoscere che mi sto divertendo tanto, perché quest'anno siete organizzatissime, perché ho tantissimi ometti veramente preparati, con tanto di lista, nomi, idee, e state pensando i regali proprio personalizzati, ed è bellissimo perché non fate regali tanto così per farlo, ma scegliete proprio il gusto, pensate alla persona, e è bellissimo perché uno mi diverto. E due, quando siete qua insieme vi consigliate tra di voi e vi date un sacco di idee, mi piace tanto, quindi complimenti alla vostra organizzazione. E niente, bisogna pensare anche al look, ragazzi, oltre ai regali pensiamo anche al look. Mi dà un po' fastidio quella luce qui dietro, ma non capisco, io veramente non capisco. Vediamo, così it's better. Ok, oggi mi sono presentata in blu. Ho tante novità, tante idee per questi giorni, per coprirvi se andate anche in montagna, andate a visitare qualche città, oppure rimanete a casa, va benissimo ugualmente, ma usciamo e siamo così all'avanguardia. Allora, oggi mi presento in questo cappottino blu, che è un cappotto di V-Lab, che è una marca che conoscete, quella che fa anche in quei fantastici montoni tutti belli morbidosi, che sembrano veri, che toccate più volte perché non riusciamo a realizzare che non siano veri. Questo collo è un collo in murmaschi, quindi vero pelliccia. Il tessuto di questo cappotto è caldissimo, è doppio ed è un cappottino sovrapposto. Veste molto bene, veste benissimo una taglia 42-46, ha una lunghezza che arriva al ginocchio ed è un colore abbinabile sia al nero che al blu che a tutti gli altri colori, cioè non è un blu notte che vi implica solo magari il jeans o comunque il blu scuro. Sotto ho messo questa formula di questo maglione, appoggio qua, ragazze ripongo, se no sapete che il capo mi dice per favore, quando torno c'è sempre un macello, è come darti torto. Comunque, questo è un maglione lungo, caldissimo, dolce vita, pulito, spacco laterale. Ho trovato i leggings in ecopelle, felpatini all'interno, blu. Quindi per le amanti del blu è un'ottima soluzione. Non li avevo, sono andata a cercarli perché io e dai, li ho trovati blu. A me il blu con blu piace tantissimo. E oltre a questo maglioncione che è presente nei colori caramello, avorio e grigio, che ne ho ancora uno che vi faccio vedere, sopra finirei questo completo anche con questa meravigliosa pelliccia, sempre ecologica, sempre di V-Lab. Anche qua sembra un visone rasato, dico sembra perché è appunto eco, e è spettacolare, proprio è un blu nero, ma io non capisco, vedo tutto che mi sembra che ci sia la nebbia, c'è la nebbia qua dentro, sta fumando qualche spiritello. Allora, oltre a questa formula vi faccio vedere, così stacco nei colori. Allora, oltre a questo color blu notte, vi faccio vedere che mi metterei questo paio di jeans. Ho messo anche le scarpe blu, non so se avete notato che ho messo anche le scarpe blu in velluto, ho messo i leggings così mi cambio liberamente. Guardate, questi sono dei jeans che sono piaciuti tantissimo, hanno delle pants qui davanti, sono morbidissimi, vestono molto bene, vita alta, ok? Qua lo posso mettere questo maglioncione anche con un jeans così, che ha questa lunghezza che deve cadere proprio sulla scarpa, perché quest'anno il fatto che si vedano i mocassini, le scarpe, è un elemento, diciamo, di moda. Quindi se a voi piace coprirvi bene e avere uno stile un po' diverso e originale, questa potrebbe essere anche un'altra formula. Oltre a questo maglione, stando sempre nel tema del blu, oggi sono in fissa con il blu, ho anch'io le mie fisse,
possiamo mettere sopra questo maglione che è piaciuto molto. Ne ho anche di altri modelli che poi vi faccio vedere, però avete, non so, il fatto che volete coprire nella zona della pancia. Questo è un maglione morbidissimo, collo alto, sempre simile a quello che vi ho fatto vedere lungo prima. Ok, lungo prima. Allora, arriva, slancia la figura, ok, così, qua non segna, finito con i polsi, così, uguali al collo. Il collo non vi crea quel senso di soffocamento, claustrofobia, anche psicologica, dove dobbiamo andare a cercare cause più profonde, ma non fa niente. Dietro spacchettino, che fa vedere le ciappettine appena appena, e questa è greca dietro. Questo è un maglione pulitissimo per chi ama appunto il blu col blu, classicino, semplice. Abbiamo un pantalone morbido, un po' diverso, due pants che non allargano, e oppure abbiamo anche poi il jeans, quello proprio dritto senza pants, quello che sembra un po' il vecchio Levi's 501, che va giù un attimino più strettino ma non aderente. E infine abbiamo anche i jeans a banana, il famoso jeans a banana, che ha la cucitorina davanti in fondo, chiude un po' a palloncino ma non ingrossa. Andiamo avanti, e così passiamo ad altri look più sgargianti, anche se ripeto, il blu è super. Allora, togliamo e infiliamo. Opla. Questo pantalone. Allora, eccolo qua. Questi sono pantaloni che io, cioè, ormai mi si sono appiccicati. Io li ho nel colore chiaro perché scuri li avevo già. Questo è un pantalone in micro paillette, color nero. Può essere usato sia con il tacco, sia con la scarpa bassa, sia con una scarpa ginnica. Ok? Faccio vedere, anche portato con una scarpa ginnica. È foderato, non pizzica, elastico, meraviglioso. Potete metterlo sia sotto quel maglioncione che vi ho fatto vedere prima, oppure potete benissimo metterci sopra un toppettino trasparente, creare quindi l'eleganza. Oppure, io adoro questo look, sotto mettete una cashmiretta collo alto se avete freddo, oppure una magliettina in viscosa. Voi mettete questa camiciona con le paillette che richiamano il pantalone in paillette, e sopra chiudete il tutto con un piumino. Quindi voi sdrammatizzate quello che può essere il, diciamo, tutto lo sterluccichio di questo look, ed è stupendo. Scarpa ginnica, magliettina, sopra mettete la vostra camicia in flanella, che veste veramente molto bene, riprende le paillette del pantalone, e siete molto spiritose, particolari, ma anche molto sportive. Questo è un bellissimo piumino, molto caldo, lo vedete che è fatto a rombi, non è troppo ciccione, quindi non ingrossa, segue bene, copre, non dà fastidio, non ha cuciture strane, non ha bottoni, pulitissimo, molto molto caldo, anche questo attorno ai 137 euro. Oltre a questo, se volete sempre concludere il look sportivo, è possibile mettere anche questo montoncino, dove scende la camicia, avete il vostro montoncino, scarpe ginniche, pantalone con strass, ma usato con disinvoltura. Io vi dico che sono 2-3 giorni che mi metto il pantalone con gli strass, ma messo appunto con questi elementi sopra, puliti, caldi, sportivi, non mi sento così fuori luogo. Magari quando entrano mi dicono: Madonna Crima, come sei? Sì, però sono berluccicosa solo sotto, quindi non ha quell'impatto da dire che ti senti un po' più checchina del solito. Poi questi sono maglioni di tensione in, va tanto sotto le feste, soprattutto mi richiedete il rosso, anche per un pranzo natalizio. Voi potete mettere questo maglione che è morbidoso, lunghetto, guardate dove arriva, morbido, fatto a scatoletta, chiude bene sul sedere.
slipper col lupetto non pizzica. Adesso scarpe col tacco, pétanier, perché qua dobbiamo finire la roba bene. Scarpe con il tacco e adesso mi metto sopra un montoncino. Stavo guardando, eccolo qua, mi metto, guardate. Allora, abbiamo un pranzo anche in casa, ma vogliamo essere da Natale, quindi pantalone con strass, tacco, non li ho ancora messi col tacco, ma mi piacciono perché cascano bene, questo è un tacco 7 penso, snelliscono molto la gamba, non pizzicano sotto anche i leggings, maglioncino semplicissimo, mettiamo sopra il nostro cappottino pulito, semplice, con bottone gioiello e voi siete pronte per una super pranzo, siete calde, luminose, siete adatte all'occasione e tutte queste cose potete poi usarvele staccandole l'una dall'altra, non sono affatto impegnative. Altro maglioncino rosso che vi faccio vedere, allora questo vi faccio vedere perché è lunghetto, c'è anche mi pare nel bianco e nel blu, ok, morbido, proprio tensione in, dopo vi dico il prezzo perché 57 euro. Allora l'altro è molto carino, guardate, è fatto con questa lana grossa, con queste treccione che stanno tornando molto in fondo a tutte queste smagliature tipo un signor manita a comprare robe zarote che è più religiue, guarda che ricette che è, ne mai a faggino dria l'utra, guardate che bello, cortino, lo potete mettere anche su un paio di pantaloni vita alta qui per chi non le interessa di far vedere un po' le forme, oppure per chi ha i calori o vuole usarlo come sottogiacca, questo è un semplice lupetto di tensione in viscosa che va tantissimo e viene 36 euro. Queste sono un po', diciamo, i look che ho pensato per il Natale, per chi vuole essere sportiva e un po' country, per chi vuole la semplicità, per chi vuole un maglioncino un po' più grintoso e giovane da mettere anche col pantalone a vita alta. Questo è un maglioncino che andrà sempre pulito, semplice, non ha niente, non pizzica. E infine, sempre per un look così, vi propongo quest'abito che è meraviglioso, messo così, con chemise caldo in flanella, con un prezzo da 102 euro. Se avete freddo, mettete sotto il vostro maglioncino che è una viscosa rasata. Ok, questo è un po' l'idea che volevo darvi. Dopodiché togliamo questo maglione con calma e delicatezza e infiliamo quest'altro maglione che mi piace tanto, che è un maglione sempre, eccola là, gli occhiali sono andati, Cristina, questo è un maglioncino, è un maglione grosso, proprio grosso, se siete anche in montagna o siete in un agriturismo ma volete essere un po' sverlucicose, guardate che bello, con questa fantasia con dentro del filo di lurex, molto morbido, non aderisce da nessuna parte, bel giro collo tutto lavorato che mette in risalto il collo, sta benissimo anche con una t-shirt sotto bianca, potete metterlo col vostro tacco oppure benissimo potete metterci, siete in una bella baita o così, o siete dalla nonna, volete essere comode, guardate che bella, anche con una scarpa ginnica e sopra il vostro maglioncione. Potete finire il tutto con due opzioni. Uno, un super piumino che è praticamente con un tessuto che potete vedere, è un tessuto non tessuto, qui abbiamo proprio il tessuto piumino e in fondo il tessuto piumino, non so se notate, vi fa un po' questa sciancratura e questo effetto teso della giacca, è come se fosse una giacca, è bellissimo, è un color latte, è unico ed è la Flirt ed è un po' originale rispetto agli altri piumini, quindi è neoprene con
il tessuto di piumino. È veramente una piuma in tutti i sensi, perché non lo sentite. Altrimenti, se volete chiudere tutto con una giacca un pochino più particolare e elegante, questa è una giacca di tensione in lana, quindi molto calda, meravigliosa. Guardate, due spacchi particolari dietro che si aprono, giacca che copre il sedere, importante come giacca, ben costruita, veste bene anche i seni più big, spille che fanno la loro parte, torna molto la spilla. Questa è una giacca veramente luminosa, luminosa, e viene usata come cappotto, perché è una giacca comunque pesante, tutta foderata. Altrimenti, opzione C, facciamo vedere, la metto qua, tiriamo una bella montagnetta, così la mia mamma sarà felicissima. Aspettate, andiamo con semplicemente un bel cappottino color cammello, che è sempre bello, tessuto scivolato, morbido, quasi quasi vellutato. Guardate, semplicissimo, chiusura, spacchi laterali, perché ormai lo sappiamo, chiusura in vita, e avete su il vostro cappottino. Siete super giuste, eleganti al punto giusto. Volete la scarpa ginnica, va bene, il tacco va bene, cappottino multiuso, perché lo usate sempre, perché sapete che il colore cammello, nero e latte non sarà mai una proposta che cadrà nel tempo. Attualissimo, morbido, caldo, foderato, prezzo non lo so, deve essere attorno ai 149 euro. Comunque, poi andiamo avanti. Sopra questi pantaloni vi volevo far vedere che c'è anche questo maglione, che adesso vi mostro, così facciamo tutti i look giusti, perché quando riesco a cambiarmi davanti faccio prima, sennò va dietro, tirati giù, tirati su. Questo, allora, altro look originale, perché come avete capito mi piace anche un po' cercare l'originalità, mi piace ispirarmi a quello che va di moda, però se trovo qualcosa da inventarmi ho più soddisfazione. Allora, questo abitone morbidissimo va così sotto il panta che svolazza, ma sta bene anche con il tacco, quindi così vi spiego nella mia testa, più che altro arrivo, nella mia testa siete sciantose, cioè ma che cosa su quella lì, guarda come vestito originale, pantalone che svolazza fuori in paillette, ma qui sopra non vi sentite che siete dei lampadari che vi stanno guardando tutte, anche di giorno. Io parlo del giorno, non parlo della notte, cioè io parlo di giorno. Io qua vi vedrei andare in ufficio col vostro panta, con le paillette, perché noi oggi abbiamo voglia di paillette. Questo semplice maglioncione lungo con questa apertura, che può essere anche chiuso con una bella spillona qui laterale, oppure chiuso con una cintura gioiello da mettere in vita. Allora, io adesso ho messo il tacco, però guardate, cintura gioiello, così anche da regalare, secondo me è una bella cintura gioiello, qui lo arricciate, così vi fa il punto vita, voi avete questa apertura, il pantalone esce fluido, fluente, si può dire fluido? O non si può dire fluido? Come siamo messi qua? E mi piace tantissimo. Poi togliamo, questo pantalone viene 73 o 74 euro, ma volevo farvi vedere che abbiamo anche la gonna. Il pantalone arriva fino alla L. Veste benissimo, elastico, comodissimo, piace, semplice, paiettina micro. Vado. Allora, questo cos'è il panta? Adesso ve lo far vedere la gonna. Questo è panta anche lui. Allora, gonna, tubino, lunghezza, 3/4 al polpaccio, sempre accorciabile,
Anche qua possiamo mettere il nostro, come si chiama, scarponcino caldo col pelo, che non dico il nome perché sono stufa di fargli la pubblicità. Poi mettiamo le nostre scarpe da ginna, se volete, così un po' particolari, e sopra mettete il montoncino corto. Qua facciamo i look matti oggi, così. Così, così, guardate che bella. Crackete, montoncino corto, maglione che scende sotto, gonna tre quarti, per chi ama la gonna, perché non tutte amano i pantaloni. Altrimenti qui sopra possiamo metterci semplicemente un bel maglioncino semplice, pulito, il nostro tacco, e sfruttare la nostra gonna logicamente con eleganza. Guardate, un maglioncino, possiamo mettere anche un maglioncino rosa così corto, oppure un maglioncino lungo come quello che vi ho fatto vedere prima. Aspettate, perché questo non è mai più bello. Bisognerebbe mettere dentro la maglietta. Io sgrido voi, ma poi quando mi concio qua. Allora, t-shirt dentro, cashmiretta sotto, un po' trasparentina. Togliamo queste scarpe. Maglioncino che è delizioso questo maglione. È caldo e avvolgente. Così, così. Martinello di stampe. E guardate che bello. Qua avete sotto la vostra cashmiretta che vi scalda il pancino. Se invece siete avventurose, giovani, frizzanti e con un ottimo intestino, mettete nulla, mettete qua cortino, e voi siete molto un po' Barbie e tutte glitterate. Questa gonna è bellissima, anche questa non pizzica e viene quanto? Aspetta, devo cercare l'etichetta giusta. 63 euro. Anche qui abbiamo le varie taglie. Ok, ora vi faccio vedere un'altra gonna, anche questo maglioncino bellissimo, anche se dovete fare un regalino, viene 36 euro. È caldo, non pizzica, guardate come è lavorato bene, con dentro un piccolo filo di strass trasparenti, è crop, quindi arriva qui ed è molto molto caldo e anche giovane, giovane dentro. Altro maglione bellissimo di tensione in lana un attimino più diciamo cruda, scende morbido, collo alto, dietro più morbido, davanti anche un piccolo dislivello, copre bene i ciapecci ed è sempre attuale per quanto riguarda il bianco, che in inverno va di più che in estate, ormai è una mia teoria. Poi adesso mi metto questo. Volevo farvi vedere che la gonna c'è anche nell'argento ed è una meraviglia, così, e anche il pantalone c'è nell'argento. Io lo sto usando tantissimo anche questo. Come lo si mette? Lo si mette con sopra il grigio, il bianco, vabbè, il grigio, bianco, nero, tutto quello che volete, ma se volete fare qualcosa di un po' diverso, voi mettete il vostro maglioncione sopra con lo spacco laterale dove vi uscirà il vostro pantalone, e finite il tutto con questa pellicetta che ho ritrovato, perché l'avevo avuta per poco tempo e l'ho ritrovata. È calda e morbida, è una taglia M, veste bene, morbidosa, color grigio perla che va tantissimo, tacco, e voi siete pronte per la soirée. Sta benissimo questo color argento abbinato con il bianco, con il nero. Potete metterci sopra anche un bel rosso se volete fare un bel distacco, oppure il grigio antracite, il grigio chiaro, e il tracite chiaro, e il color latte, vabbè, il latte va sempre. Poi altra, questa pellicetta viene 129 euro. Altra proposta è questo maglioncino, che è un abitino poi lungo con le perle che contornano il buco alla spalla, lupetto,
bello lungo, giusto, sul ginocchio. Se volete accorciarlo un po', cinturino in vita, lo alzate appena appena, altrimenti lo mettete così, morbido, semplice, molto lineare. Anche questo con sopra il nostro montoncino corto sta benissimo. E infine volevo farvi vedere quelle che sono le proposte di Tensione In, che ha fatto questa gonna meravigliosa con una paillette più grande, su molto fitta, grande, nel color bronzo, che è una meraviglia. Questo color bronzo io l'ho abbinato a il cammello, quindi se volete lo stesso concetto potete metterlo così col maglione lungo sotto, altrimenti potete metterci sopra tutti i maglioncini semplici, Dolce Vita, che è uno dei maglioni che vanno di più in questo momento, Dolce Vita bello caldo, mettete una bella décolleté, siete raffinatissime, sopra potete finirla con una giacca e è uno spettacolo di gonna. Questa è la proposta del color bronzo, viene 89 euro, e l'altra proposta più hot, più aggressiva, sempre per far vedere il lavoro del vostro amico, amica personal, chiappe sode culotte in paillette, elasticizzatine, calza non troppo coprente, stivalone alto, metterei sopra un bel montone color marrone lunghetto e via che si parte. Camicina nera, una bella camicia nera sopra, semplice, pulita, dolce vitino nero e qua spacchi. Però bisogna uscire sicure, cioè quando si mettono queste cose bisogna tintinnare, via, andare, partire, cioè del tipo, cos'è da guardarmi? C'è qualcosa che è strano? Cioè, mi sembra che tu mi veda tutti i giorni così, no? Che belle, a volte vorrei vedervi così lanciate, io ci provo, ma... Allora, altra proposta, abitino bello aderentino, arriva una spanna sopra il ginocchio, molto aderente, non pizzica perché dentro è tutto foderato in maglina, è di Tensione In, viene 102 euro, può essere condiviso da mamma e figlia, perché è una gioia quando vi do le cose e mi dite, Cri, tanto me la frega mia figlia, tanto lo userò una volta, tanto finisce nel suo armadio. E questa è la borsa, che è un po' una novità, cavallino e pelle, contornata tutto da particolari di catena e pelle oro. Anche questa è una bellissima idea regalo. Andiamo avanti, Martinelli. Altri belli abitini, scusate, maglioncino bello che vi propongo da poter mettere anche sopra questo pantalone spiritoso, metterci un po' di rosa, un po' di latte, sempre da usare, molto sportivo, è questo della Duda, che è molto caldo, morbido e soft. E poi ora vi faccio fare un giretto dall'altra parte, metto un paio di scarpe, ripete, mi metto gli occhiali e facciamo un giretto dall'altro lato. Adesso. Poi buon appetito, non ci ho pensato, ma buon appetito a tutte. Cosa state mangiando, mamma? Io non so cosa fare oggi. Allora farò qualche verdura così. Ultimamente sto usando il forno perché sbatto tutto dentro e va. Lui va. Prima o poi qualcosa cuoce. Allora, volevo farvi vedere, a parte gli altri maglioni, che questo è quello che vi dicevo di Tensione In, uguale a quello rosso che ho provato, morbidissimo, mentre questo è un maglione un po' più sostenuto, maglia stoffa, con questa manica particolare che vi fa anche un po' da tipo manicotto, scende svasatino, non è troppo lungo, perché dobbiamo anche ricordare che il troppo lungo, questo è bellissimo, guardate che bello, con due spacchi laterali, puntellato, bellissimo, un po' particolare, da mettere anche sui marroni, perché volevo dirvi che a volte troppo lunghi abbassano. Questo è sul colore oro, guardate che bello, con le righe, questo dietro è in lana e davanti è tutto finito con questo effetto cangiante. Poi abbiamo il cangiante anche nell'argento e latte. E poi volevo farvi vedere queste novità
Allora, mi sono arrivate delle borse stupende. Ho rotto le scatole per cercarle. Allora, questa è la classica borsa intrecciata botalata che adoro. Un modellino un po' più nuovo, un po' più alto come cestino. E va, mi pare, sui 165 euro, nera. Poi l'ho fatta sempre, fatta shopper, ma con i vari riquadri intrecciati, così. Poi ho fatto questa, che è spettacolare, guardate che bella, modello, guardate che bella, così morbida, grande, capiente, più la usi più è bella, intrecciata sulla patta e finita con le borchie. E infine, allora questa qual è? Questa è un'altra ancora, vedete, non le ho ancora viste. Ah sì, questa è così, guardate, una mini Kelly, se posso dirlo, è un po' intrecciatina, finita con questo lucchettino, manico, la tenete così, guardate che bella che è, un po' diversa dal solito, media misura, e ce l'ho anche nel colore grigio, perché l'ho richiesto, che a me piace tantissimo, sia così che così. Ma poi io so che ci sono anche nel colore marrone, ma la Luisa le ha prontamente imboscate. Guardate qua, c'è questa che è stupenda, maglioncino con bottoni, gioiello, e quella è il marrone, guardate che bella. Ho fatto il fango, il marrone e anche quella con la patta marrone. Andiamo avanti. Queste sono delle berrettine nuove, tutte made in Italy, fatte dal produttore dove io mi servo per il cashmere. Ha fatto queste berrette stupende, guardate questa che bijou, tutta con le treccine, spumosa, e qua va sui 44 euro. E poi vi faccio vedere delle chicche, tutte in cashmere, quindi uomo e donna, tutto cashmere, ma cashmere, 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 nuvola, grigio antracite, grigio perla, fango, marroncino e rosa. Prezzo 68 euro. E le ho fatte anche così per dare un'alternativa ad un bel regalo che può essere sia femminile che maschile. Quindi blu e azzurra, nera e grigia, latte e bianco, che è stupenda. E infine grigio chiaro e grigio scuro. Anche queste 68 euro. Poi andiamo avanti. Ho fatto delle bellissime sciarpe. Anche queste, tutte made in Italy, sempre fatte da questa produttrice. Le ho fatte per uomo e per donna, perché anche l'uomo deve divertirsi a illuminare un attimino il colore dei suoi giacconi, che di solito sono o blu o neri o grigi. Quindi ho preso queste sciarpone morbidissime, e queste mi pare vadano sui 34 euro, perché sono 20% cashmere, 80% lana. Sono in questi quattro colori, grigio, azzurro, riprendo la diretta, il color fango di qua grigio scuro e di qua azzurro, maschio e femmina, quindi blu, grigio, rosa, rosa e grigio, verde, lilla, guardate che bei colori, blu, grigio chiaro, grigio scuro, rosa e grigio, verde e grigio, lilla e grigio, è arancione e grigio antracite, che è stupendo, viola e rosa chiaro, il rosa e infine l'azzurro e il verde. Sono spettacolari e vengono 29 euro, ma guardate, 100% lana, made in Italy, dry clean only. E poi ho fatto le spigate. La Luisa ha fatto diventare matto rappresentante. Voglio quelle spigate. Voglio, ma quali è le poco le spigate? E infatti queste qua sono le spigate con la frangia, perché possiamo muovere un attimino anche un look maschile. Spigate così, azzurro e no, blucina e grigio, azzurro e grigio, latte e biscottino e questo fantastico salvia. Poi vediamo. Ah, guardate, mi sono rientrate, ragazze, prenotate lì, ne ho già messi via un po', ma ne ho presi un pochino perché è piaciuto molto come idea regalo. Vi ricordate questo It's Pink?
Praticamente questo aggeggio, dove vedete i puntini, vi fa uno scrub alle labbra, dall'altra parte ve li massaggia, poi mettete questo lucido che risulta essere trasparente, ma quando lo mettete sulle labbra vi crea subito un effetto rosa, su di me è proprio rosa Big Bubble, su Giorgia ciliegia, dipende un po' dal pigmento che avete della pelle. E quando se ne va il lucido vi rimane proprio, le labbra vi rimangono proprio color ciliegia, quindi vi rimane tutto il giorno alla fine ed è veramente un'ottima idea regalo per fare un pensierino sui 10 euro. Poi io vi voglio far vedere tutte queste collanine che fa Exploit Bijou, che sono uno spettacolo. Le ho fatte col grigio, quindi abbiamo una base a rosario nel colore oro, nel colore grigio, nel colore nero. Questa è finita con la lampada di Aladino, con la carrozza o con la come si chiama? La corona da principessa e il nostro la nostra perla di fiume. Sono dei regali spettacolari, piccolini, vengono 39 euro, ma sappiamo cosa diamo. E poi tutti questi charms. Voi potete creare, potete prenderne due a 29 euro, regalarne uno a un'amica, uno a un'altra amica, perché questi vanno messi anche da soli, oppure in coppia e create voi la loro favola. Non so, se una vostra amica si sente molto principessa, potete regalarle questa della carrozza, oppure se la vostra amica crede nelle magie, la principessa del ranocchio, oppure se ama il mare, adora il mare, oppure se, non so, è un po' nel mondo dei sogni, una bella Mary Poppins, oppure vediamo la lampada di Aladino, se deve svelare dei desideri, il lupo cattivo, se sapete che è un po' stronzetta, la mela, fidarsi bene, non fidarsi è meglio, quindi è meglio tenerla un attimo all'occhio, la rosa della Bella e la Bestia, se insieme a uno un po' così, e la lettera se è un po' romantica, e il circo se è un po' un pagliaccetto spiritoso. Insomma, di idee, ragazze, ne abbiamo veramente tante. Qui abbiamo tutti gli orecchini della Griff particolari, le nostre confezioni, vedete qua tutti i pacchi da dare, le vostre confezioni tutte a base di caffè. Mi chiedono perché il caffè, perché a noi donne, quasi a tutte, piace il caffè. Conosco anche delle mie clienti che non amano il caffè, però il caffè un po' sveglia. Palline per fare il bagno, tutte le nostre collanine, e penso di avervi fatto vedere un po' di tutto e di più, i nostri profumi LPDO, i profumi Rio, dove la Martinelli si scervella per fare fragranze sempre nuove, vaniglia e zenzero. Ricordo la fragranza che ho fatto del Padel Cellar, dove ho fatto rum, cioccolato e arancia, che è uno spettacolo, rum e sigaro, cuoio e tech, e infine fumo di oppio, gelsomino. Insomma, di idee ne abbiamo, noi siamo qui a vostra disposizione. Guardate una mia cara persona cosa mi ha regalato oggi. Una gran bella donna è entrata e mi ha detto un piccolo pensierino. Ammazzati, buon Natale. Ho detto sì, era grande il pensiero, portava la pianta. È stupenda, meravigliosa. Ragazze, vi do un bacione, vi auguro buon appetito, buona giornata. Se dovete far appartare qualcosa, volete delle idee, scrivetemi e ci vediamo presto presto. Ciao a tutte quelle che mi salutano, ciao ciao. Allora, adesso giro perché è maleducato non farsi vedere. Come si è. Buongiorno, un bacione, vado a casa a inventarmi qualcosa da mangiare, perché adesso vediamo la Giorgina, perché mi ha chiamato come minimo mamma, posso stare fuori a mangiare. Va bene, ve lo farò sapere. Un bacio grande. Ciao, a buon Natale, perché la diretta di mercoledì prossimo non ci sono, ma cercherò di farla giovedì, ok? Non vi lascio sole nelle vacanze di Natale. Un bacio.